Allora, anche io mi associo alla memoria del dottor Sergio Orsagnaro. Anche io ho avuto poco la possibilità di conoscerlo. Ovviamente abbiamo fatto uno scambio di pensieri, ma era credo il 2017-2018, adesso non ricordo. E comunque anche io, rispetto agli altri, insomma, sono piccolino. ovviamente penso che il libro che avete visto tutti fuori è una sfida. Oggi nell'intervista che ho fatto con Spattini cosa lo caratterizza? Proprio la sfida, perché è una patologia, una sindrome molto complessa, persone molto sofferenti, dispiace che non venga riconosciuta. Allora, l'obiettivo è fare rumore con questo libro, fare molto rumore per cercare di portare il governo a riconoscerla, si spera. Questo è il mio intento. Ci sono voluti 2 anni per scriverlo, anche, non perché il primo anno mi ero accorto che l'avevo scritto troppo tecnico. Poi ovviamente ho detto, ma scusa un attimo, ma sono rimbecillito, devo farlo leggere al fibromialgico, ovviamente devo mantenere una scientificità alta, però devo farlo capire. Allora, 2 milioni di italiani soffrono di fibromialgia, ma questo credo che sia un dato basso, sottostimato. Infatti c'è difficoltà nel fare la diagnosi, credo che i dati sono sempre più alti. Guardate, la forbice si sta allargando, qua parliamo dai 20 ai 55 anni di età, soprattutto donne, ma guardate quello che sta succedendo ai bambini. Parliamo di sindrome fibromialgica primaria giovanile con un'incidenza dall'1 al 6%, con un'età di insorgenza tra gli 11 e i 13 anni, 14 anni. Quindi attenzione che prima se ne parlava poco, ma qua stiamo parlando di lavori presentati su reumatologi pediatri. Quindi interessa veramente, la forbice si è allargata tantissimo. Poi ovviamente non dobbiamo, do sempre un'altra indicazione, siccome la diagnosi è difficile, veramente difficile, dobbiamo cercare di capire che ovviamente bisogna lavorare a 360 gradi su questa sindrome. La fibromialgia, guardate, rimanda al concetto del dolore, algos, al concetto dei muscoli mio, alla fibrosi. E vedete come il termine infiammatorio, questo aspetto infiammatorio, rappresenta la parte caratteristica. Come diceva qualcuno, non mi ricordo chi parlava di segnali, ovviamente io faccio parte della medicina di segnale, Luca penso che parlava di l'infiammazione, un segnale, non è un demone, anzi se si risolve nel breve tempo ci salva la vita da stressor interni ed esterni, ma infatti dobbiamo impararla a gestire, ad ascoltarla, ci comunica che qualcosa non sta andando. E qua ho fatto vedere a sinistra come si ha la risoluzione quando, prendendo in considerazione le 3 citochine pro-infiammatorie, l'interleuchina 1 beta, il TNF alfa e l'interleuchina 6, vedete, se si ha la risoluzione abbiamo risolto il problema. In questo caso, ok. Nell'altro caso, guardate come queste 3 citochine rimangono alte. Allora lì si parla di low grade inflammation, quello ne abbiamo parlato tanto stamattina, insomma, è inutile andare a... Quindi anche il dolore, come il campanello d'allarme, un segnale che il corpo ci dà, e nella fibromialgia questo è molto, ma molto invalidante, ma non è l'unico sintomo. Parliamo dei 100 sintomi, ovviamente concentrarsi solo sul dolore è sbagliato. Io vedo pazienti con la fibromialgia, un giorno sì e l'altro pure, e a volte non vengono col dolore,
vengono con problematiche di stanchezza o problematiche di insonnia, problematiche quindi sul sonno, sul neurovegetativo. Quindi diciamo che l'aspetto è molto molto, e quindi diciamo un mio collega mi disse, quando ho cominciato a scrivere il libro, dici: ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare a metterti a scrivere sto libro? Perché è complicato, è complesso. Adesso vi faccio vedere le cose su cui veramente mi soffermo. Qua cominciamo a parlare di inflammation e fibromialgia. Guardate come i lavori sono andati a crescere negli anni, no? Sono diventati tanti, e soprattutto quindi c'è questo interesse sull'infiammazione in questo caso. E qua vi ho riportato, ma vado avanti perché voglio portarvi alle slide più importanti, i lavori sulla fibromialgia, le citochine pro-infiammatorie. Guardate, questo è del 2014, ma abbiamo lavori del 2018. Noi dovremmo essere sordi a noi forse non li leggiamo più i lavori scientifici, o come dice il mio amico Mauro Miceli, non li sappiamo neanche leggere i lavori scientifici. Guardate quanti ce ne stanno lavori. Questo è del 2019 e addirittura questo è del 2022, ma ne ho tralasciati pure altri. Quindi l'infiammazione silente alla base di tutte le patologie, tra cui in questo caso la fibromialgia. Bisogna cercare di spegnere l'infiammazione, ma qui l'NFKB, ne abbiamo parlato stamattina, l'mTOR, le sirtuine, c'è un lavoro sull'infiammazione che ovviamente poi si sviscerà nella scuola di alta formazione, perché era impossibile oggi in 20 minuti affrontare tutto questo lavoro che c'è da fare su questi recettori. Anche la data, ho messo la data quando farò la mia relazione nella scuola di alta formazione, che sarà il 13 aprile del 2024. Guardate cosa ci infiamma. Qua potete fare una bella foto, perché siamo tutti un po' infiammati dall'inquinamento elettromagnetico, se ne è parlato ieri, dalla disbiosi, dallo stress ossidativo che ne abbiamo parlato oggi, disfunzione mitocondriale e acidosi tissutale, disidratazione, e dormire male, sonno. Ma veramente a me piace, perché molti concetti sono stati già anticipati, quindi la frase che abbiamo detto un po' con l'amico Mauro Miceli, che non vedo, ma penso che ha contribuito anche nella scrittura del libro con me: siamo tutti un po' infiammati e non ce ne accorgiamo. Questa è una cosa che abbiamo detto tempo fa. Allora, qua siamo alla complessità. Perché non si riesce a fare la diagnosi? Perché oggi l'eziopatogenesi non si conosce. Ho capito, ma possiamo, visto che sappiamo tanti tasselli: disfunzione mitocondriale, stress ossidativo, acidosi tissutale, neuroinfiammazione, autoimmunità, disfunzione neurovegetativa, disbiosi intestinale, predisposizione genetica, epigenetica, disequilibrio degli assi ormonali, abbiamo tante disequilibrio di neurotrasmettitori, amplificazione di alcuni neurotrasmettitori a livello centrale. Ecco, sì, l'eziopatogenesi continua a essere sconosciuta, ma se il bravo professionista comincia a lavorare su tutti questi aspetti, allora fa un lavoro a monte e non si concentra a valle, come fanno quando arrivano le prescrizioni del paziente fibromialgico. Vengono dati sempre antidepressivi, perché purtroppo e altre cose che vanno ancora di più a creare acidosi tissutale, disbiosi intestinale. Credo che l'amico Gabriele poi ne parlerà, no? Ovviamente vengono con un listone di farmaci, e poi bisogna metterci mano su questa situazione, perché poi ecco perché ci viene in aiuto poi il discorso epigenetico. Ecco, vedete la tempesta perfetta: abbiamo predisposizione genetica più epigenetica, vedete quello che nel 2010 è stato detto: il DNA non è il tuo destino, credo che l'abbiamo ripetuto tante volte, ma conviene sempre sottolinearlo. Epigenetica, la modalità con cui i nostri geni si esprimono dipende soprattutto da noi. Quindi io, quando viene il paziente con la fibromialgia, dico: guarda, se tu vuoi trovare, ecco perché è una sfida, trovare una via d'uscita nella tua situazione, devi metterci del tuo. Io certe volte sono arrivato al punto
di quando fanno la prenotazione sul mio sito per la visita nutrizionale e tutto l'approccio eccetera eccetera, sono arrivato al punto di scrivere, di mandare una mail automatica, ci sto arrivando alla mail automatica, dicendo: se tu vuoi cambiare vieni da me, se no altrimenti prendo un'altra strada. Perché se non c'è questa volontà nel volerne uscire almeno, perché se non c'è l'impegno, no, non si può fare, non si può costringere una persona che vuole soltanto integratori, vuole fare l'esame specifico, vuole fare quello, però poi non vuole cambiare lo stile di vita, o comunque c'è tanta roba. Guardate qui vi ho messo una bella cosa, guardate quanti sono i fattori epigenetici, sostanze tossiche, e non mi ci soffermo, i metalli pesanti, ne abbiamo parlato a dismisura sui metalli pesanti, vi ho riportato alcuni lavori, inquinamento, stress, depressione, ma non è la depressione vera nella fibromialgia. La dottoressa Carpinelli, che è la psicologa che ha partecipato anche alla scrittura del libro, ha spiegato bene che si tratta di una depressione reattiva, la tanta sofferenza, il giro dei tanti professionisti e la non risoluzione di nulla, perché poi si conclude, come ho detto prima, in un elenco di cose da prendere. Allora in questo caso si parla di depressione reattiva. Ma poi abbiamo la dieta occidentale, che ormai è diventata pro-infiammatoria, ricca di zuccheri. Prima si parlava di dieta fatta da zuccheri, farine raffinate e roba varia. L'ipossia e infiammazione, una strada a doppio senso. L'associazione tra dolore cronico e il microbioma intestinale, penso che questo è da tenere in considerazione. Tempo, la sedentarietà, il sonno, c'è uno studio anche addirittura sull'ipoidratazione. Io in studio faccio l'esame impedenziometrico, vedo che quando la persona è disidratata, c'è molta acqua extracellulare e tanta altra roba, è un soggetto infiammato, è un soggetto in acidosi a livello intestinale. Se gli vai poi a esaminare l'intestino trovi un disastro a livello intestinale, bisogna intervenire in questo caso, no? Ecco, l'S Drive dà una mano, una grossa mano per fare questo test. Qua vi ho riportato giusto un caso, vedete. Poi qualcuno stamattina mi chiedeva: ma l'S-Drive nella tua professione ti è utile? Come non mi è utile? Però io parto dal presupposto che facciamo un'attenta anamnesi, io non lo faccio a tappeto, faccio un'attenta anamnesi e poi decido. Ma quando mi escono queste una paziente fibromialgica, problematiche di sonno, e la persona aveva problematiche sul sonno, ma aveva problematiche, ieri si è detto una cosa interessante, quando esce sonno possono essere anche cali energetici, quindi riguardare sempre il mitocondrio, il sistema immunitario, il sistema detossificante, infiammazione, stress ossidativo. Cioè, uno che guarda già il riepilogo di una persona e un bulbo ti sta dicendo determinate cose, allora bisogna, ovviamente poi devi andare ad agire pure sulle altre, ovviamente sulle altre cose. Comunque già in una semplice cosa ti dà tante informazioni, però ecco, con la preparazione deve essere tale da poi poter agire. E qua ci siamo dimenticati della biochimica, qua ve l'ho voluta portare perché guardate, qua abbiamo gli omega 3, gli omega 6, tutta la cascata. Però poi questi cofattori che escono qui, che il test S-Drive ci mette, per esempio la B2, la B3, la B6, e che servono? E piché? Ve lo ricordate? Vabbè, giusto un ricordo di ieri. Queste cose qua, che se mancano vanno la cascata non avviene. Quindi diciamo, a livello biochimico forse bisognerebbe approfondire bene e ripassarla un po' di più, la biochimica, no? Io nasco come un chimico farmaceutico a indirizzo biochimico pure. Allora, qua è fondamentale, scusate la complessità della slide, perché veramente qua è il cuore del problema, perché guardate la matrice come diventa, va in acidosi,
ci sono i nocicettori all'interno della matrice. I nocicettori, quando trovano un ambiente troppo acido, cominciano a scaricare impulsi molto forti verso la parte midollare, la parte centrale, dove già nella parte centrale c'è un'amplificazione di questi impulsi. Ma guardate quando lo stimolo, poi tutti questi fattori che ho messo sopra vanno a crearmi disfunzione mitocondriale. Quando il mitocondrio ovviamente ne risente, qui ho messo il piruvato, non rientra nel mitocondrio perché si inattiva un enzima di trasporto della PMC e poi ovviamente il piruvato si converte in acido lattico. Oggi stanno facendo che ha il suo trasportatore che è l'MCT4, stanno facendo degli studi di inibizione di questo per riattivare questo, pensate un po'. Quindi ci sono gli studi, le prove, però ovviamente il problema c'è. In problematiche intestinali, ovviamente con l'LPS che va ad acidificare, va a inattivare il mitocondrio, poi ci sono delle problematiche di stimolo delle terminazioni ortosimpatiche che vanno a vasocostringere i vasi linfatici, quindi questa palude diventa ancora più un disastro. E poi ovviamente l'istamina, che oggi sta diventando un vero e proprio problema, sia perché noi l'istamina la introduciamo con il cibo, ma non è solamente quella, anche la disbiosi che produce istamina, oppure addirittura la DAO, che è l'enzima che praticamente deve mangiucchiarsi l'istamina, se manca un altro enzima, ovviamente non stanno lavorando bene, quindi tutto più complesso. 5 minuti. Vi rimando alla scuola di formazione, quindi... Allora, guardate l'acidosi, stress ossidativo, infiammazione. Da interista vi dico che questo è un tridente, anche se Snyder non era un tridente, non era un attaccante perfetto, però guardate che vanno insieme queste tre cose. E qua ci sono gli esperimenti degli spagnoli che parlavano già di disfunzione mitocondriale, poi gli studi sono stati interrotti perché non conveniva a nessuno andare ad approfondire sui mitocondri, perché poi sono stati bloccati, ovviamente sempre per l'interesse delle case farmaceutiche. Non so dove sono. Ah, c'è tanta confusione sugli approcci. Non esistono protocolli, basta questi protocolli, contestualizzare, cucire, fare una medicina di precisione, perché altrimenti veramente risulta inutile il lavoro. C'è un professionista che dice questi sono i cibi sì e questi sono i cibi no, è meglio che se ne vada a casa. Ieri si parlava con un collega, dice guarda, io nella fibromialgia do il bla 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 di alimento. Bravo, e che hai combinato? No, il paziente sta sempre male. E ho capito, perché tu devi lavorare a livello mitocondriale, sull'equilibrio acido-base, sul sistema nervoso simpatico favorendo il rilassamento, sull'intestino, sul riequilibrio degli assi ormonali. Su cosa si basa? Allora, io faccio parte della medicina di segnale, ovviamente lavoro molto sulla leptina, e guardate cosa è stato dimostrato nel 2013, che nel paziente fibromialgico c'erano bassi livelli di leptina, che era correlata alla gravità dei sintomi. E questo lo spiego bene nel libro, perché lavorare sulla leptina, a dare la giusta quantità, qualità dei cibi, ma soprattutto anche il movimento, è legato poi a un'altra adipochina che è l'adiponectina, riesce a far lavorare bene. Lavorando bene sugli assi ormonali, lavorano bene la tiroide, muscoli, ovaie, surreni, quello un po' che diceva Luca. Quindi vado sulla parte finale, start, quindi dobbiamo cercare di disinfiammare il più possibile da sostanze che possono andare a creare acidosi. Bisogna valutare le food sensitivity, quindi glutine, ATG, nickel, e valutare l'istamina, fare delle valutazioni sensate, ma ascoltare soprattutto la persona sofferente, perché la persona sofferente viene e non viene neanche ascoltata. Anzi, addirittura mi raccontava una persona che si è recata da uno specialista, lo specialista testa bassa, ovviamente ha scritto quello che doveva scrivere, 5 minuti di visita, via, se va bene. Quindi basta anche col cibo pro-infiammatorio, anti-infiammatorio, perché poi che ha senso se non è a chilometro zero, non esce su gli inquinanti, non è un prodotto locale, cioè non ha senso più parlare di queste cose qua. Poi parte finale, solo parte finale, perché non ho più tempo, dolore, un minuto, dolore, vedete quante cose vanno ad agire sul dolore.
dal glutammato, solanace, istamina, glutine, latticini, dove si trova il glutammato, guardate dove si trova, non pensate solamente al dato da brodo, guardate le solanacee che sono ormai riconosciute con la solanina, che poi va a inibire anche là, il discorso è legato anche alla, a bassi livelli di vitamina D, ma guardate quante cose sulle solanacee si sono dette anche sul discorso reumatico. E poi l'istamina, ve l'ho spiegata già prima, perché poi ha un'azione anche sulla microglia, quindi c'è un discorso più complesso con la neuroinfiammazione. Glutine, ovviamente il glutine di oggi non è il glutine antico, ma ovviamente ha dimostrato che persone che toglievano il glutine miglioravano diciamo, la sintomatologia. La beta-caseina, in particolare la beta-caseina 1, guardate quello che fa. E quindi... Vabbè, qua saltiamo parte, l'approccio va con l'S Drive, si arriva ad un approccio, diciamo, intelligente, perché si riescono a trovare veramente le cose importanti. Questi sono i tanti farmaci che vengono dati, guardate quelle che cosa causano tutti quei farmaci che uno prende, anche vanno a causare depletione di alcuni nutrienti. Quindi praticamente troviamo il paziente molto politrattato che poi ha carenze, poi guarda l'S Drive e dice: ma come mai io sto assumendo il magnesio, la vitamina D, ma è carente? Poi si fanno pure domande di questo tipo, no? E io devo continuare a rispondere, a perdere tanto tempo. Sì, al Self Food, ne abbiamo parlato, è il prodotto che penso principale che uso nella fibromialgia, è il prodotto insieme anche al SAME, all'MSM. Sono prodotti, io la chiamo la triade, quei tre prodotti che utilizzo tantissimo nella fibromialgia, e il tutto verrà spiegato nei dettagli, in parte c'è sul libro ovviamente, dove ringrazio anche Giorgio che ha scritto la parte sull'epigenetica, volevo qui Monica Greco che ha scritto la parte sulla matrice extracellulare, volevo Mauro Miceli che ha scritto la parte mitocondriale. Però molte di queste diciamo, cose che vi sto raccontando, e oggi sono andato molto veloce, saranno presenti nella mia lezione che farò, vi ricordo, in aprile, e sarà la quinta edizione della Scuola di Alta Formazione. Grazie.